Ben trovate Eliana Petrizio, ospite di questa puntata di persone. Persone come sapete è un format eh, con degli ospiti, un ospite per volta, che io cerco di eh, far conoscere in qualche modo, no? cerco di tirar fuori quello che c'è dentro che non si vede e non sempre ci riesco, anzi diciamo che ci riesco sempre molto poco. Con Eliana Petrizzi credo che il compito sia addirittura impossibile, un'impresa impossibile. Ho provato a capire Eliana attraverso anche un libro intervista molto ampio oltretutto, ma non ci sono riuscito. Ecco, adesso lascio a voi Eliana con la speranza che qualcuno riesca a cogliere quello che c'è dentro, ma proprio molto molto in fondo a questa persona, artista e una pittrice, scrittrice e poetessa. Posso dire poetessa anche? No. Salve Diana. come stai? Ciao come va? Benissimo, e ti ringrazio per la tua umiltà che ti contraddistingue, perché invece penso che, vabbè, non sono una poetessa, no? eh, una pittrice spero di sì, una scrittrice ci provo. Eh, invece, credo che il libro che tu Medi, nella tua scrittura mm -mm. nella tua scrittura ci sono passaggi eh, talmente belli, profondi, eh, che hanno una musicalità straordinaria, no? Grazie. Che io definisco poesia questa è una lettura che mi gratifica molto. Però voglio fare anche un complimento a te, perché ah. mh, credo che invece il libro che tu hai scritto e nell'intervista che mi hai rivolto in, in questo libro, io penso di venire fuori in una maniera piuttosto chiara. O almeno io mi sono ritrovata molto nelle domande che tu mi hai posto, poi nelle risposte molto eh, schiette che ti ho dato, penso di essere venuta fuori per quella che io sono profondamente hai tracciato anche tu da artista, posso dire? Un ritratto molto molto somigliante. Ecco però, anziché parlare del, del mio libro intervista, poi magari qualche cosa la, andiamo a rispolverarla, no? però nel tuo libro invece, mm -hmm. che io vi consiglio, che è La vita spiata, c'è una bella presentazione, breve ma bellissima, di, di un grande scrittore di Pino Aprile, ecco ma nella premessa che tu fai, e che io così vorrei leggere, non tutta, ma qualche passaggio. Ecco, nella premessa c'è qualcosa che non mi fa capire più niente di Eliana. Posso? Certo. Con la speranza di non annoiare naturalmente i telespettatori, poco, anche perché leggere Eliana non è facile. Da queste parti, e le sue parti sono Montoro, quindi sono parti irpine, scrive Eliana, da queste parti i passaggi a livello si chiudono con l'argo anticipo e si riaprono con comodo. E nell'attesa non ci sono motori accesi, ma lucertole che riposano, cicale che brillano. A mezzogiorno, sulle panchine davanti al comune, i corpi dei vecchi assumono la posizione di quelli che si vedono al telegiornale dopo una strage. Mi sono laureata per fare contenti i miei genitori, ma mi sono sempre guadagnata da vivere dipingendo e creando oggetti piuttosto inutili. Ho tre amiche e nessun amico. La mia vita sociale è prossima allo zero. Una paura strana scompagina ogni mia intenzione. Paura del minuto prossimo come degli anni a venire. L'angoscia di non riuscire a fare tutto quello che devo non si placa neanche davanti alla rivelazione quotidiana di non avere niente da fare. Ecco. Io dopo aver letto queste cose, no? E le ho lette tempo fa e le ho rilette l'altro giorno Eliana, eh, ho immaginato subito. Questa è una che si ammazza, ecco questa fra poco si ammazza, questa si suicida. E ecco, invece no. no, tu vivi. Allora la domanda è come vivi? Come, no, come vivi non, non voglio manco saperlo, ma come fai a conciliare i sentimenti che esprimi in questa premessa, mm -hmm. poi c'è anche il resto, certo. con il tuo modo di vivere. Allora, che è un modo di vivere secondo me felice e poi vi spiego perché. Benissimo. Allora, io in realtà eh, le frasi che tu hai letto sono un elogio della difficoltà. Io credo che vivere, io ho scelto di vivere a Montoro dopo aver provato a vivere mh, fuori nel nord Italia, anche all'estero, fallendo miseramente perché mi sono resa conto che non era il tipo di vita per cui ero tagliata e ho capito che paradossalmente il mio territorio, il mio paese Uh, tutte le avarie, le cose che non funzionano, le cose che non accadono, erano per me uh, un humus particolarmente fecondo per, uh, per la mia creatività. Per cui questo libro che ha in realtà un colorito piuttosto plumbeo in apparenza, come dicevo prima, è un elogio a <coughs> uh, interpretare i limiti come delle possibilità. Poi il concetto di cui si sente tanto oggi parlare di resilienza, cioè il fatto di riuscire a superare le difficoltà e attrarre da questo eh, una forma di riuscita, una forma anche di felicità. Io vivo felicemente perché mh, la felicità intesa come assenza di problemi mi annoia profondamente, per cui io trovo invece molto più stimolanti le cose che non accadono, le cose per le quali bisogna faticare molto, magari tante volte il risultato non è neanche <coughs> proporzionale allo sforzo impiegato. Però questo mi dà sempre la spinta di mh, sentirmi alla ricerca, di scavalcare l'orizzonte raggiunto. Certo. Ecco, a proposito quindi, di orizzonte, nella descrizione del tuo paesaggio, no, del paesaggio in cui vivi, che poi è la piana di Montoro, uh -huh. eh, tu descrivi anche le montagne che sono intorno, le montagne e le colline. E dice a un certo punto, scrive a un certo punto, questo limite mi ha dato l'opportunità di fare... Alcune cose che diversamente non avrei potuto fare, ecco se gli spazi fossero stati più ampi io non sarei riuscito a farvi. il limite come opportunità, esatto. spieghi il concetto. Sì, il limite maestro di misura, um, io per esempio rifletto anche spesso sulle dimensioni, a cui tu parli delle dimensioni del paesaggio, io rifletto sulle dimensioni del mio studio, lo studio su cui in cui lavoro. Io dipingo da anni, per esempio, delle opere molto piccole che somigliano un po' a delle icone medievali, anche a livello concettuale rispecchiano molto questa lettura. Probabilmente se avessi avuto un loft avrei fatto una pittura completamente differente. Il paesaggio, il pino che è circondato e assediato, a volte anche in maniera oppressiva dalle montagne, spinge molto a eh, interrogarsi su quello che c'è oltre, su come arrivare, in quello, quello che è oltre a differenza invece di un paesaggio marino che a volte conforta con questo orizzonte di possibilità infinite, dove tutto sembra raggiungibile, invece magari non lo è. E la, la montagna, la collina ti, ti insegna l'importanza della salita, l'importanza della fatica, l'importanza anche della ricaduta da cui attingere energia per. Provare a salire ancora e a scoprire quello che c'è oltre. Faccio un salto. Chi vede Eliana per la prima volta, chi parla, chi l'ascolta anche in questo momento, la prima sensazione che prova, almeno io, è quella che ho provato io tanti anni fa quando l'ho conosciuta, è questa è una che ha la puzza sotto il naso mm. e che detesta un po' il genere umano, probabilmente detesta anche se stessa. Interpretazione sbagliata? Mm, no, forse mm, un po' eccessiva, ma non sbagliata. Io la puzza sotto il naso non ce l'ho. Però credo anche che non sia necessario essere simpatici a tutti, nella vita è opportuno... Fare delle scelte e capire anche a chi piacere e a chi non interessa piacere. Penso che tu su questo non sia molto dissimile da me. Uh, detesto il genere umano? No. Uh, non lo approvo e non mi piace, non lo trovo interessante per tante altre cose, però uh, devi anche sapere, lo sai meglio di me, che la misantropia a volte è il modo migliore per imparare o tentare di imparare ad amare gli uomini, perché quando tu uh, vivi troppo vicino alle persone, quindi sei troppo filantropo, ami troppo il genere umano. È un po' così, non riesci a mettere a fuoco bene. Quando invece la misantropia ti consente di allontanarti e di prendere le distanze, probabilmente si riescono a leggere meglio dei limiti, ma anche la bellezza del genere umano. Quindi io interpreto la misantropia come un modo paradossale per avvicinarsi alla, mh, agli altri in qualche modo. Detestare me stessa eh, no. Non, non, non posso dire di piacermi in tutto, però anche in questo caso il disappunto verso me stessa è, è sempre uno stimolo. E per... in che cosa ti piace di più? Ma eh, mi piace di me mh, la curiosità. La curiosità che avevo da piccola e che secondo me è mantenuta nell'età adulta, è uno stimolo per affrontare la vita in una maniera sorprendente, perché la vita è sorprendente, ci sorprende in ogni. In ogni istante, con uh, soluzioni, domande inattese. Quindi, essere curiosi, riuscire a interrogarsi sulle cose, avere voglia di, di conoscere il nuovo, secondo me è un lato positivo del carattere. La curiosità che avevi da piccola, mm -mm. la tua infanzia, eh, così, una pennellata, si dice così? Sì, sì, Nel sì. tuo gergo, una pennellata eh, della tua infanzia, qualche ricordo particolare, qualcosa che poi ti ha, eh, se vuoi, formata. Io ho avuto un'infanzia ritengo serena e felice, molto solitaria perché mh, ho iniziato da, sub, da piccolissima a dipingere, a leggere, a scrivere quindi il mio mondo non era fatto di relazioni umane con le amichette, con gli amichetti come di solito accade ma era fatto di frequentazioni solitarie, spesso con la natura, io andavo eh, sempre... Per tua in... scelta Eliano oppure per circostanze no, così No, per, per mia indole, per mia indole, mh, mia madre era insegnante... Quindi è un lavoro molto relazionale. Nessuno mi ha mai proibito di frequentare chiaramente le, le mie coetanee, però io andavo spesso con mia nonna in campagna, mia nonna era contadina e quindi io ricordo queste giornate meravigliose a conoscere la natura, a immaginare divinità eh, così un po' fantasmagoriche nella natura e poi arricchivo queste percezioni con, con il disegno già da piccola, con delle letture, quindi era un mondo un po'... Eh, Particolare, sì, che mi ha formata penso anche come artista poi negli anni successivi. Il rapporto con tuo padre nell'infanzia qual è stato? Come è stato? Um, un rapporto intenso, ma um, senza grandi parole, senza molte manifestazioni di affetto. Sai, quelle forme di affetto profonde che si capiscono da piccoli gesti, da, da eh, particolari attenzioni, da una stima profondissima che, che ci legava. Um, più freddo dal punto di vista della manifestazione magari, però un rapporto, mh, sì, sicuramente molto molto determinante nella mia, mh, nella mia formazione mh, e anche mh, poi in tante cose che sono venute dopo. Tu hai studiato a Salerno, mm -hmm. studiato a Salerno a Fisciano, Ti sei laureato a Fisciano in lettere, vero? Mm -hmm. Lettere classiche? Lettere moderne. In lettere moderne. Ecco, però scrivi in quella... Premessa, mi sono laureata soltanto per fare contenti i miei genitori. Ecco perché non credi nel valore del titolo di studio? Non ci credi? No, no, tu no, no perché i miei genitori no, non, è, no, modelli, non era no? Per, no, io sono felicissima della formazione che ho avuto perché penso di. di, di mh, di aver avuto una, una buona formazione dall'elementare fino all'università e che i miei genitori, come penso ancora oggi molti genitori, non hanno mai considerato l'artista come un mestiere, come una professione, per cui mi avevano sempre consigliato di eh, continuare gli studi, quindi laurearmi, prendere una specializzazione e insegnare e di tenere la pittura come un'attività collaterale, un hobby. In realtà, chiunque fa questo mestiere sa che ehm, l'artista è innanzitutto una scelta di vita, una scelta personale ed è una missione che richiede una dedizione totale, non si può fare assolutamente negli, negli, nei ritagli di tempo, insomma o la domenica peggio ancora. Per cui io ho fatto questa scelta, che certo è una scelta molto difficile perché non ha. Ma perché non si può fare così in maniera programmata? Perché ci sono i tempi di consegna delle opere no, oppure no, per no. l'ispirazione? L'artista la dipinge fondamentalmente per sé, a meno che non sia un artista super quotato e quindi ha delle richieste, ma perché la, la, cioè il dipinto è, è come dire, è un po' come il precipitato di una soluzione, è, è l'ultima parte del percorso artistico. Quello che fa l'artista è il modo in cui affronta la vita, il, il modo in cui vive la libertà del proprio tempo, il modo in cui incontra gli altri, conosce la natura, eh, percepisce una serie di cose. Per, essere, per fare questo, Credo, almeno nel mio caso, che avere un lavoro fisso con dei vincoli, con degli orari sarebbe stato un limite enorme. Anche la famiglia, intesa in senso tradizionale, io l'ho percepita sempre come una, un limite a questo percorso. Senti, per quanta, cui... furbizia, quanta furbizia c'è in un artista? <ride> In molti artisti ce n'è parecchia, io non ne ho, eh, tant'è che sono rimasta qui. A, a, attenzione, no, eh, no, attenzione Eliana, allora, allora ci devi spiegare, anche sì. per ricordare, per raccontare qualche episodio, perché un bel giorno di un po' di anni fa, un bel po' di anni fa, ho scrivi a Maurizio ecco Costanzo, qua, quando Maurizio Costanzo, oramai non mi toglierò eh, mai teniva, più questa storia, no, no, non te la posso togliere <ride> perché devo capire fino in fondo Cattivo. questa storia, Maurizio Costanzo, lei scrive a Maurizio Costanzo e dice, io sono la donna, e eh, devo, la devo raccontare perché... più amara del mondo, eh, vabbè, anche Maurizio allora... Costanzo si incuriosisce e in vita. E eh, allora io te l'ho raccontato, tu non hai raccontato l'anteceduto eh, sì, di voglio, questo imbarazzante episodio. A chi e adesso ascolta. lo racconto io questo imbarazzante episodio. Allora, quando io andavo all'università, era un personaggio abbastanza Insolito, abbastanza eccentrico. E i miei amici mi dissero: Ma perché tu non scrivi a Maurizio Costanzo? Secondo me sei adatta, secondo me ti chiama? Scrivi una lettera, vedi se ti chiama. Io come in prima battuta scrissi una lettera molto seria dove evidenziavo le difficoltà di essere artista, di essere anche un personaggio un po' irregolare in un piccolo paese di provincia. Quindi una lettera onesta, senza furbizia e, e dove dicevo assolutamente la verità. Mandai questa lettera, ovviamente fu ignorata, non, mi, non, non fui chiamata. Tornai all'università e i miei amici dissero: Ma tu per andare lì ti devi inventare una storia più scema, inventati una stupidaggine, una cosa così, vedi se ti chiamano. Scrissi un paio di lettere tra cui questa stupidaggine dell'avarizia, giocando su qualcosa che aveva un fondamento, posso dire, del 10% rispetto a quello che io dichiarai. Dissi, vabbè, Ma scrivo questa cosa, è talmente idiota, non mi chiameranno mai. All'epoca c'erano i fax, io mandai il fax alla redazione di Costanzo e fui chiamata dopo un'ora. Dopo un'ora mi eh, prenotarono l'autista la giornata di trasmissione, di registrazione, io mi trovai catapultata in questa dimensione con una, con una storia di una idiozia che poi chi ha visto la puntata eh, realizza, perché io scherzavo molto, però non ero in grado di argomentare in maniera convincente questa teoria perché era in realtà abbastanza inventata. Però questo fa riflettere come si va in televisione. Cioè, io volevo andarci con delle motivazioni serie e invece sono stata chiamata per una storia frivola che poi mi ha anche condannata, perché purtroppo questa etichetta me la porto dietro da anni, anche se è infondata. Ecco, che cosa bisogna fare per andare in televisione o anche che cosa bisogna fare eh, per affermarsi, no? Ecco, bisogna fondare un po' anche sulla bugia. Creare un personaggio, cose. a volte frivolo, se frivolo è meglio, se appariscente è meglio, sai... Sì, ma dietro le quinte, no? Sì. Costanzo, cosa Costanzo mi disse una cosa che io non dopo, dimentico. Eh. No, dopo, prima nella sala ah, trucco, disse: Se lei è venuta a fare pubblicità alla sua attività di artista, se lo dimentichi. Io me la ricordo bene questa cosa. Quindi capì che io lì dovevo recitare un ruolo di Oca, di, di persona stupida. Penso di esserci anche riuscita in maniera molto convincente e così andò avanti. Poi tra l'altro riuscì bene tant'è che fui chiamata altre due volte, poi quando andavo alle fiere d'arte contemporanea per la mia attività e vedevo che la gente mi riconosceva per quella farsa, ho capito che la cosa mi stava danneggiando e quindi ho interrotto quel circuito così un, po', un po sì, che, idea, che idea hai? Ecco, se dovessi rappresentare no, in un quadro, in una tua, in una tua opera, ehm, l'ambiente sociale irpino. Così, no, una sintesi. Grazie a Dio, non sotto. è un tema che ricorre nelle mie opere. Allora, se dovessi farlo, non se lo fossi farei. forzata. Non lo farei. Non lo Direi, non so disegnare. Non, non sono artista. No, perché la mia pittura che tu conosci è una pittura di evocazione simbolica. Non è una pittura. Sembra figurativa, ma in realtà è una pittura che, che evoca simbologie. Mh, che vengono prima delle cose, atmosfere che vengono prima delle cose. Forse potrei più descrivere, ecco, io ho scritto un libro proprio per integrare le mie carenze narrative in pittura. Sai, con la pittura tu puoi dire una serie di cose, con la scrittura vai a intervenire su aspetti anche ecco, del sociale, è del questo. personale. Eh, esatto, è questo. Ecco, appunto, se la regia può inquadrare, è la vita, la vita spiata, mh. che io vi consiglierei di leggere, anche perché si legge in pochissimo tempo. Quante pagine sono le diano? Di si può leggere anche in bagno. Eh, sono 90 ben, bagno, bagno. pagine sì, 90 sì. pagine e così legge ehm, molto molto facilmente. La vita è spiata. Quanto c'è di vero nei racconti che tu 95%. hai? Il 95% il 5% che fine ha fatto? Il 5% è la. Si cambiano i nomi, si integra qualche ah. dettaglio, si approfondisce qualche aspetto. vabbè, Il, il, il narratore deve anche metterci. Del suo, queste sono storie. Sì, di questi racconti, eh, di queste storie che poi sono storie vere, storie vere naturalmente eh, camuffate, sì, camuffate con nomi sì, diversi, eccetera, sì. quella che ti ha più colpito, quello che ti ha più fatto riflettere, qual è stata. In realtà non ce n'è una per un semplice fatto, se tu hai letto il libro, sono 28 storie differenti di uomini e donne di, di provincia. Che però costituiscono un unico racconto di un unico personaggio. Ed è il percorso di una persona che vive in un ambiente atopico, come oggi la provincia, non solo il Pina, ma la provincia, penso, italiana in genere, e che fa un percorso paradossalmente al contrario: quindi, non verso i luoghi, verso le condizioni sociali o verso le avarie della nostra vita, ma verso, verso il sé, il sé più profondo, come la vita di provincia, certe solitudini. Cioè, le cose che non funzionano influiscono sulla, sulla psiche profonda di, della persona. La copertina del libro eh, raffigura una foto che io ho scattato ad apice e l'ho scelta per questo libro perché rappresenta una poltrona vuota in una stanza disabitata. Questa era una ecco, casa. facciamola vedere. Esatto. Facciamola vedere. E, ecco. Il messaggio è duplice perché ecco, in, in prima battuta questo libro può sembrare abbastanza deprimente, toglie la speranza e invece no perché c'è, certo va trovata, non è, non è, non è così evidente. Tu vai a fondo del dolore proprio per riprendere il filo della speranza. Esatto, e la, la poltrona della stanza significa proprio questo, eh, può sembrare il luogo di un'assenza, cioè di qualcuno che ha abitato questa stanza e non c'è più, ma è anche invece il luogo dell'accoglienza, cioè di un luogo nuovo che sta per nascere ed è pronto ad ospitare qualcosa di, di, di differente che viene fuori proprio dal percorso di solitudine e di, di maceria. Di cui si parla in questo momento. Però a libro. questa domanda devi rispondere. E eh, vediamo se no, posso. Ah, no, devi, devi vediamo. assolutamente, non ti impongo di rispondere. Ma questo nostro ambiente sociale, come lo vedi, come lo vivi? Che cosa non ti piace dell'Irpinia? Cosa invece ti può piacere? Al di là dei paesaggi che tu descrivi e di. Ecco, i paesaggi sì, mi piacciono moltissimo. Cosa non ma ti piace Guarda, io lo so che adesso ti sembrerò diplomatico con questa risposta, ma ti assicuro che non lo è perché io, quando ho provato a vivere fuori, mi sono resa più. Ma ti politico, stai avvicinando alla politica per caso? No, ma tu ci provi in continuazione, no, 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 sempre no, con no, esiti no. piuttosto fallimentari. Questo argomento che, <ride> che non mi riguarda, no, della politica no, no, io sai che sono separata tu, in casa. ma no, allora Tu hai, hai sottolineato: mh, non voglio essere diplomatica. Generalmente si è diplomatici quando ci quando si sentirà è... no, da no, 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 no. Allora. Eh, Vedi, Mi ricollego al motivo per cui poi ho scelto di vivere qui. La provincia, e questo io ne parlo attraverso i miei racconti, non è tanto un luogo periferico come può essere la provincia Erpina. Certo, è chiaro, ci sono delle caratterizzazioni geografiche, ma io sono convinta, dopo aver viaggiato molto e vissuto anche altrove, che la provincia è una categoria dello spirito. Per cui cosa non mi piace è il provincialismo che posso trovare nel mio paese, posso trovare in Erpina, ma ho trovato anche a Milano uno si, si aspetta la metropoli, ho trovato anche a Roma. Cioè, il, il, che cos'è il provincialismo? Il provincialismo è questo vivere in un luogo, che può essere qualunque luogo, imbrigliandosi in una rete di relazioni mancate. È questo eh, profondo desiderio di non incontrarsi veramente, di non relazionarsi veramente, di non conoscersi veramente. Provincialismo è l'ignavia, è il disfattismo di tutti quelli che stanno a guardare quello che gli altri fanno, ma soprattutto quello che gli altri sbagliano. Senti, no? quanto provincialismo De... c'è in questa provincia? Molto, e dai, e molto sì, sì, molto, eh? molto. C'è, 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 molto, c'è anche una voglia di riscatto, però, eh? anche soprattutto nei giovani che purtroppo trovano il riscatto andandosene. Poi c'è anche una, una eh, i giovani, minoranza che... I giovani resta. che se ne vanno, Eliana, i sì. giovani che se ne vanno. Ecco, come facciamo a fermarli? Eh, come facciamo a fermarli? Cambia il sistema Italia mm. e può darsi che. Io quando sento le interviste dei giovani che hanno trovato. Lavoro, neanche fortuna, lavoro, felicità ehm, in Australia, in altri paesi e, e sento una cosa che mi addolora: che non hanno nessuna intenzione di tornare in Italia mai più, quindi neanche da vecchi come facevano Questo una non volta. non è una bella cosa, non è una io, bella eh, cosa. Eh, non eh, è. Tu, quale, quale significato dai a un'espressione un po' troppo abusata, secondo me, la fuga dei cervelli? cioè Se ne vanno <ride> i cervelli e qua restano gli idioti, non ho capito. Non, eh. Restano i corpi. Cioè, io mi sento offeso, non, non, non ritengo di essere un idiota no, 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 e resto no, qua, eh. eh? Per cervelli penso che intendano le figure altamente specializzate a livello scientifico, intellettuale, ma la fuga di alcuni cervelli. Forse è più corretto perché ci sono tantissimi cervelli che invece restano qui e decidono di militare nella difficoltà. Il problema è che giustamente un giovane si, si pone è perché io devo faticare 100 per ottenere 20 quando all'estero io con quello che... Poi il paradosso è che l'Italia paga per formare tutti noi, paga per formare i giovani e sono altri paesi a cogliere i frutti di questo investimento questo è e questo giusto. è, è l'imparazione hai mai provato ah? capire i giovani. Io non credo che tu ci abbia mai provato perché insomma per come ti descrivi, per come vivi, stai bella, isolata, l'unica persona che frequenti è il tuo compagno Gerardo, anzi saluti a Gerardo, eh, ma dico hai provato qualche volta a capire i giovani? Perché un artista che non si sforza di capire la cosa più drammatica no? della, della nostra società di questi tempi, che è, è, è il giovane, è il loro destino. Eh? Non mi pare tanto artista. Allora, che Questa etichetta, davvero. un po' Allora, ehm, io frequento dei giovani che però mh, sono una categoria un po' speciale di giovani, io sono quelli che si interessano all'arte, che vengono da me, insomma, si avvicinano al mondo delle mostre, che sono meravigliosi perché sono pieni di curiosità. Io devo essere molto sincera. Campo in un e altro mondo voglio... proprio, no? Campo no, non in campo un mondo in un altro mondo. Decidono Italia, no? di coltivare delle curiosità intellettuali che vanno al di là. Dell'uso purtroppo sbagliato che si fa dei mezzi tecnologici attuali. Io se devo essere sincera, per quello che osservo anche rispetto a quando sono stata ragazza, io, i giovani di oggi generalizzo, ovviamente ci sono moltissime eccezioni. Non mi piacciono, è una gioventù distratta, violenta, superficiale, incapace di qualsiasi forma di curiosità che vada al di là di un, uh, di un telefonino. insomma Tu lo spieghi. Come lo spiega Liana? Eh, cioè, eh, eh, sono figli di questo tempo oppure c'è qualcosa in famiglia che non va, c'è qualcosa nella che scuola che non è, va? È, il problema è la famiglia di origine che non ha più il, il, purtroppo per il sistema di vita. Eh, che abbiamo costruito, in cui tutto è veloce, tutto deve essere consumato rapidamente, bisogna vivere per lavorare, eh, no, lavorare per vivere e, e, e non c'è più il tempo da dedicare ai figli in un certo modo. Nascono dei, dei figli che hanno delle basi deboli, la scuola non può rimediare a queste lacune formative che vengono dalla famiglia perché la scuola a sua volta è molto spesso disincantata, non è attrezzata ad affrontare questi problemi diciamo di Tu credi che così. si può sperare in un riflusso, futuro migliore? No, non in un futuro migliore, <ride> lasciamo che quello, mm. quello può, probabilmente appartiene all'altra categoria dello mm. spirito, eh, quella dei difunti. Ma è possibile secondo te sperare in un riflusso culturale sotto questo aspetto? Cioè, una riconsiderazione di determinati valori, eccetera, da parte dei giovani? Sì, lo reputo perché proprio fisiologico. sta accadendo. Eh? Sì, altrove sì, io accadendo. lo reputo fisiologico semplicemente perché è, è vero che la storia è ciclica. Noi siamo, siamo molto vicini ad un punto di implosione da, dal punto di vista di troppe cose, per cui è molto probabile, come tu dici, già sta accadendo, che si ritornerà. Faccio degli esempi banali: a scoprire il valore della terra anche a livello lavorativo a riscoprire il valore della piccola comunità, eh, il valore della tradizione, il valore aggregante dello stare realmente fisicamente con le persone, quindi il valore dell'incontro, il valore di restare nei propri territori, quindi tra virgolette una sorta anche di, di contestazione della globalizzazione che se vogliamo non ha prodotto questi frutti così gratificanti sul piano proprio mondiale. Certo. Quindi la storia tornerà su se stessa e si ritornerà. A quando si stava peggio. Abbiamo poi... qualche minuto ancora. Okay. C'è stato un tempo in cui Eliana, per quando molto molto legata al suo territorio e anche alla sua solitudine no, artistica, decide di andare a Milano. Beh, qualche amica dice ma perché non vai anche tu in giro a trovare lavoro eccetera eccetera e tu vai a Milano, a Milano che, che all'epoca era, era la capitale d'Italia, c'era uno squallore incredibile, io sono una persona per fortuna, ecco mi, mi riconosco questo merito che ama molto la, la relazione schietta con gli altri, senza sovrastrutture, a Milano io ho trovato un mondo eh, umano completamente mh, ipocrita compe, completamente fondato sul ruolo e sull'apparenza eh, freddo eh, calcolatore, ehm, era una macchina violenta di competizione anche per il mio lavoro. Però è accaduto qualche cosa che ti ha colpito e che ti ha fatto decidere. Basta, eh, basta con Milano. È eh, il disgusto. Qual è l'episodio? No, <ride> C'è un episodio particolare. Eh? Eh, quale? Aspetta, forse tu te lo ricordi meglio di me? L'assistente del... sì, 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 sì. L'assistente di Vabbè, non nomi. Comunque, l'assistente di un noto scrittore da cui eri andata, questo noto scrittore mi aveva convocata per realizzare le copertine de della sua linea editoriale. E io ero andata vestita nell'ufficio a questo appuntamento, più o meno come sono oggi, solo che invece di essere una ciglia viola era una ciglia nera. E questo assistente, che per di più era pugliese ed era uno di quelli emigrati della peggiore specie, cioè di quelli che rinnegano completamente la propria provenienza culturale e sono i più pericolosi, e quindi lui mi rimproverò, con, con, mi rimproverò molto dicendo: come ti sei conciata? Dove pensi di andare ad una festa? Se hai un appuntamento di lavoro? Cioè e lo disse con una cattiveria. Io ero in completa buona fede, sono, ero, sono stata gentilissima con tutti. Non, quindi solo perché avevo questo vestito, fui tra virgolette condannata. Però è lo stesso signore, questo assistente, che poi aveva vergogna. Aveva delle vergogna cose che, che, del, che la madre è terrificante, che la madre da Brava Meridionale. Gli regalava durante la trasferta in treno, quindi regalava lasagne, marmellate e questo e lo racconto nel libro. Lui si vergognava di questa madre plebea che regalava al figlio queste pietanze di cui invece noi tutti andiamo fieri anche nelle nostre trasferte. In breve, Eliana, <ride> ti, ti senti gratificata come artista? Gratificata sul piano economico, sul piano del riconoscimento? Sul piano economico, sono felice del poco che riesco a fare perché io lo riesco a fare qui, non posso dimenticare che io non sono andata nelle. Nei grandi luoghi dove l'arte contemporanea attecchisce più facilmente. Io vivo in un posto molto difficile, quindi il fatto di riuscire a vivere solo di questo senza fare altro per me è già un, un grande risultato, non mi lamento. Dei riconoscimenti, purtroppo registro il fatto che le, le energie che impiego sono superiori ai risultati che poi arrivano, ma va bene così perché questo non mi fa adagiare su un successo più, più facile, quindi mi rende anche ottimista a continuare a lavorare sempre con, con maggiore tenacia per il futuro. Senti, noi chiudiamo con... Eh, La frase trabocchetto, scommetto. No, 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 no <ride> non è una frase, soprattutto non è un trabocchetto, mm -hmm. non, non faccio trabocchetti Beh. in questa sede, magari faccio i trabocchetti quando intervisto i politici. Ma mm, no, c'è questo scrittore defunto purtroppo, eh, Stanislaw Jerzy Leck, mm. che è un polacco, mm -hmm. bravissimo secondo me, ha fatto questa raccolta di pensieri che si chiamano i pensieri spettinati. Mm. Eh, io ne prendo una a caso, davvero a caso, ce ne sono tanti, è eh, un libro di 300 pagine. Vediamo un po', vediamo un po' di farti commentare qualche cosa, è eh, un po' difficile. Eh, ecco, ad esempio, nella storia contano anche i fatti non avvenuti. Ecco. Eh. Eh. <ride> eh. Paradossale rispetto all'asserzione invece per la quale la storia non si fa con i se e con i ma. Eh, la storia sì, è vero, perché se poi pensi, la storia è fatta soprattutto di errori. E l'errore in qualche modo è qualcosa di positivo che non è avvenuto. Il problema è che non abbiamo imparato granché, perché anche eh, in questo è ciclica. Eh, però l'ultima domanda te la sei proprio tirata, no? Ecco qui. Ecco. Nella tua storia, ecco quando la tua storia. Quali sono i miei errori? No, non ti rispondo. No, no, uno soltanto. Un errore che tu eh, hai fatto naturalmente in maniera involontaria e che non ripeteresti. Nella tua storia eh, di donna, non di artista. Di donna? Eh. Di essere umano, di persona. Mm, no, non mi dispiace deluderti, ma non credo di aver commesso errori. Cioè, io sono una persona molto ingenua, sono una persona che si fida. Tanto, questo mi ha creato enormi delusioni, ma io non ho imparato da questi errori. Però sono contenta così, perché quando la vita ti insegna ad essere peggiore è sempre un fallimento. Quindi è meglio restare anche ingenui e, e continuare a credere nelle cose e nelle persone. di qua, quando la vita ti insegna ad essere peggiore è sempre un fallimento. Mi piace, grazie. mi piace. Ecco, grazie a Eliana <ride> grazie per essere stata con me e con voi. E ehm, torno a consigliarvi la vita spiata e naturalmente vi consiglio anche di guardare le opere di Eliana dove si possono trovare a vedere. parte sul mio sito che oramai la rete è tutto ricordiamo no, il tuo sito è www.elianapetrizi.com e poi sono in permanenza presso, in Campania parlo perché, perché, per i nostri conterranei sono in permanenza presso la galleria di Franco Senesi a Positano e a Capri bene, uh -huh. grazie ancora Adeliana, Eliana grazie a voi e arrivederci con il prossimo Ciao appuntamento di persone